Nicolas Sarkozy rompe il silenzio. Il presidente francese approfitta di una domenica di omaggio a uno dei padri fondatori della Quinta Repubblica per fare appello alla calma dopo il declassamento della Francia da parte dell'agenzia di rating Standard & Poor's. L'esagono venerdì ha perso le tre A, scendendo di un gradino nel merito di credito. C'est une épreuve. La crisi finanziaria è un test. E come tale bisogna affrontarla, bisogna resistere e combatterla. Il faut se battre. Il faut faire preuve de courage. Bisogna dar prova di coraggio e di sangue freddo. De sang-froid. Non si risponde a una crisi di questa portata con l'agitazione, la perdita di controllo e la polemica. Par l'agitation, par l'emportement et par la polémique. A meno di 100 giorni dalle presidenziali, il candidato del Partito Socialista, François Hollande, accusa Sarkozy di aver perso la battaglia sul rating della Francia. Preferisco che si facciano le riforme strutturali indispensabili all'inizio per distribuire le ricchezze alla fine, il che ci eviterà di passare attraverso quello che purtroppo stiamo vivendo in questo momento, 5 anni in cui si è distribuito ai più ricchi all'inizio e in cui si chiede a tutti, anche ai più modesti, di fare uno sforzo alla fine. De faire l'effort à la fin. Sarkozy incontrerà le parti sociali il 18 gennaio per presentare loro il suo ambizioso pacchetto di riforme e giungere a una sorta di accordo prima della presentazione ufficiale del piano di austerity, riforme che intende far votare prima delle presidenziali.